Hello, peoples. Ehi! Caffettino con tazzinetta. Dal salotto non criminale. Lo volete con breccia, con linea, col segnale o senza segnale? Questo è col segnale. Più stragi, talvolta compiute con la complicità di uomini delle istituzioni. Allora. Buongiorno a tutti. Allora, volevo fare i complimenti al presidente Mattarella. Presidente Mattarella, che ieri, allora, questo video si chiamerà La finta civiltà. La finta civiltà. Tanto dicevo, ma come stranissimo. Sì, bravo, complimenti al presidente Mattarella. Fiosi, così non importa. Perché, dicevo, non so se si è sentito perché non ha registrato, ma il presidente Mattarella ha detto che le stragi di Stato e la mafia, ieri giorno 9 maggio, davanti a tutti in televisione, che le stragi di Stato e la mafia sono passate attraverso lo Stato italiano, quindi attraverso le istituzioni. Questa è una prova inconfutabile e non contestabile, cioè è un'affermazione certa, data da un componente sommo, anche di un certo rilievo, un componente dello Stato, il capo dello Stato, che ha affermato che le stragi di Stato italiane la mafia italiana è passata attraverso le istituzioni, con la complicità delle istituzioni. L'ha detto ieri davanti a tutta la gente, cioè al pubblico. Quindi è così. Ora, questo video, dico, si chiamerà La finta civiltà. Quindi, perché sto dicendo bravo al presidente? Perché tutti coloro, che coloro, nei vari colori, che affermano a chi dice che c'è qualcosa che non va nelle istituzioni, come lo sto dicendo io, dice che sono mania di persecuzione, mania di. Allora, queste persone che dicono che sono mania di persecuzione il fatto che lo Stato e le istituzioni sono sporche e corrotte, non è una mania di persecuzione, ma è confermato non solo dalle prove che una persona può portare, ma lo dice anche il capo dello Stato. Quindi un funzionario dello Stato o una persona comunque che è stipendiata dallo Stato, nello Stato italiano, o privato o pubblico, non si può permettere di dire che delle cose certe, dette anche dal Presidente della Repubblica, ovvero che le istituzioni sono state complici nel terrorismo e nella mafia, è una prova certa. Quindi non si può permettere a nessuno di dire che non è vero e sono manie di persecuzione.
perché state favoreggiando le istituzioni corrotte. Vuol dire che chi dice una cosa del genere fa parte, così a freddo, ma non è vero, queste sono manie di persuasione. Vuol dire che sta nascondendo qualcosa. È ambiguo l'atteggiamento di una persona che nega quello che dice anche il Presidente della Repubblica. Vuol dire che è corrotto una persona che dice, che nega la realtà. E allora, che cosa è successo a questo Stato italiano? Ma quello che chiedo io, non solo al Presidente, ma alla gente, parlavano di Aldo Moro e di altri fatti, ma ce ne saranno stati uno solo Aldo Moro, ce ne saranno stati tanti Aldi Mori. C'era della gente che era a favore di Aldo Moro, ma della gente che era contro Aldo Moro. Quindi ci saranno stati tanti Aldi Mori e tanti contro gli Aldi Mori. E tutte queste persone a favore e tutte queste persone contro. Che fine hanno fatto? Sono scomparsi, sono scomparsi. Non esistono, non hanno subito il terrorismo, o non l'hanno fatto, o non l'hanno lottato. Solo Aldo Moro ha subito il terrorismo. E tutte le persone attorno? E tutte le persone come lui? E chi viveva negli anni 80, negli anni 90, negli anni 70? La gente, quelli a contatto diretto con lui e quelli che erano nella politica sociale del periodo. Questi sono quelli a favore, come Aldo Moro, gli Aldi Mori. E quelli contro gli Aldi Mori non esistono, esistevano solo quei brigatisti là che manco sanno chi sono. Lo sanno, ma non lo vogliono dire, sono state pagate terze persone su commissione. Tutti questi contro Aldo Moro, i contro Aldi Mori, dove sono? Ne hanno arrestato uno, due, quindi solo loro erano. Quelli che erano a contatto con loro? E il sistema che era a favore? Quante persone sono in un sistema che ha provocato la mafia e il terrorismo? Non solo quell'uno, due, tre persone. E quelli che erano contro il sistema, questo sistema, non saranno solo uno, due, tre Aldi Mori, sono tanti. Quindi, perché si parla solo della persona famosa e di quelli contro di lui famosi? Perché non si parla di tutte quelle persone come lui e dove viveva una persona del genere? E tutti quelli contro di lui? Questo per dirvi che quando succedono queste cose è tutto il sistema che è così. Quindi non c'è solo una vittima o un carnefice. Ci sono più vittime e più carnefici, ma non se ne parla. Anzi, si tende a dire che è così, che è normale, che è quello solo quello famoso, che si cerca di alterare i fatti, come se la società dove viveva Aldo Moro, dove viviamo noi oggi o dove viveva una cosa, fosse un fatto a sé. Un racconto, una storiella, un fatto fantastico, come se queste persone vivevano nella luna, non erano in mezzo a noi, non sono in mezzo a noi, dove tutta la società è fatta da persone a favore di quella e contro di quella. Quindi esiste in mezzo alla gente, quindi non dovrebbe essere risarcito uno o condannato uno o due. Ma ci saranno altre persone che dovrebbero essere condannate e altre persone che dovrebbero essere risarcite. Ora, l'Italia è uno di quei posti in cui, c'è un po' di ironia, in cui si faranno forse mille colonscopie al giorno, 1.000, 2.000, 10.000 forse, non lo so quante persone ogni giorno si fanno infilare nel buco del sedere. Un coso per fare la colonscopia, che in altri paesi non si usa più da 10-20 anni, però in Italia fanno la colonscopia. Piace addirittura, ah, non te la vuoi fare?
Non ti vuoi fare stessa cosa la chemioterapia, veleno per curare i tumori? Ah, non ti vuoi fare la chemio? Cioè, qua si usa la chemio, si usa la colonoscopia. Ma se non serve, se in alcuni paesi non lo fanno più con infilandoti una cosa nel sedere, qua si usa fare questo. Qua si usa ancora la chemioterapia su tutto, la colonscopia per se hai problemi al colon. Ti infilano una cosa nel sedere e ti avvelenano con il tumore, con il veleno, che è come un tumore che lotta un tumore. Allora, questo non lo dico io, eh? Questo non lo dico io. Voi andate in un altro stato più ricco, tecnologicamente più avanzato, o che utilizza la tecnologia in maniera differente. E vedete se ancora propongono la colonscopia a tutti e la chemioterapia a tutti per curare tutti i tipi di tumore. Perché ancora qui hanno questi giri? Perché ancora qui non si riesce a uscire da questi giri di business? Perché è quello che hanno in mano, quello, capito? Fatelo tu, fatevela voi. Una persona è libera di scegliere se fare parte di un sistema o non farne parte. Perché dicevo questo? Ora vedevo tutti questi, quando utilizzano, quando ci sono questi atti terroristici di persone che vanno fuori di testa, o gente civile, civile nel senso persone comuni, che poi comuni non so quanto può essere una persona comune, uno riesce a usare un mitra, un kalashnikov, un coltello, a uccidere, a sparare a 10, a 20 persone. Che sia una persona comune, penso poco comune, perché chi è che riesce a usare queste cose deve essere uno già militarizzato, addestrato a qualche cosa o proveniente da certi sistemi, oppure sono proprio dei professionisti. Polizia, cose che vanno fuori di testa. La stessa cosa può capitare nelle altre funzioni sociali, medici, giudici, magistrati, operai, persone più o meno specializzate in alcuni settori che fanno delle stronzate. Capitato anche poliziotti che vanno fuori, carabinieri che vanno fuori, forze di polizia vanno fuori testa, sparano, gli parte il colpo, gli parte anche, cioè, sportivi che fanno dei gesti estremi, sbagliati, persone, cioè, a chiunque può capitare di avere atteggiamenti del genere, o di impazzire o di voler impazzire. Ma cosa si può fare per queste persone? Cioè, che cosa si può fare quando, perché usare delle persone umane, degli umani, per combattere un altro umano? Cioè, un umano che combatte contro un altro umano, più umani contro più umani, quello che succede è che qualcuno, essendo umano, cioè fatto di carne ed ossa, si faccia male o muore, nel bene o nel male. E vedevo questo che ha sparato a tutti, cose circondato, non mi ricordo in quale posto, in Norvegia, in Svezia, non mi sto ricordando, circondato in America, ne succedono tante, anche qua in Italia succedono con lavoratori, è successo questo con il virus. Quindi polizia che si butta addosso. Non mi sembra che giravano delinquenti e andavano dove volevano i mafiosi, i terroristi, i delinquenti. Ho visto io la polizia, i carabinieri che sono stati additati come delinquenti perché non facevano muovere liberamente la gente per delle decisioni, degli ordini presi. Io non ho visto nessuno che ha fatto quello che voleva. Comandavano la militarizzazione.
se fosse stata la mafia più forte, la mafia, la gente di strada, il pazzo, quello che dite che sono persone che vanno fuori di testa così, come se niente fosse, perché sono cattivi, perché sono nati così, allora non ci sarebbe stato questo, cioè ci sarebbero state delle forze dell'ordine che cercavano di dominare una situazione, ma non ci sarebbero riusciti. E invece dominavano loro ovunque, non si vedeva gente che faceva. In più hanno fatto delle angherie a molte persone. Sono state fatte delle angherie a molta gente. Allora, per quale motivo? Che cazzo sta succedendo? Stanno tagliando l'asfalto con una lama circolare. Stanno tagliando l'asfalto, facendo buchi, cose. E c'è qualche banca, qualche... sono lavoratori esperti, professionisti del settore. E allora, stavo dicendo, niente, che la situazione, si è visto chi domina, chi non domina, e tutte queste cose qui, cioè chi riusciva a dominare le situazioni nel bene o nel male. Quindi pensavo, quando ho visto queste persone, o militari o persone comuni che vanno fuori di testa, che se ne vanno fuori di testa, cominciano a sparare, a fare, gli mandano il poliziotto, gli mandano il carabiniere, gli mandano l'addestrato per cercare di bloccarlo, di fare, alla fine spara a qualche civile, viene sparato, lui spara. Cioè, perché non utilizzare il robot? Come mai non utilizzano un drone? Levano completamente la gente, cioè fanno evacuare il posto, ci va un drone, che neanche lo vede, una persona non lo vede, un drone, ci va da dietro, gli spara qualche cosa che lo addormenta, così non si fa male a nessuno, e poi gli chiedono, quando è più calmo, che cosa è successo, se ha assunto qualcosa, se gli hanno dato qualcosa, se è andato fuori di testa. Perché usare un poliziotto, un carabiniere, una persona in carne, umana, che può essere ucciso e può uccidere? Perché non utilizzare un mezzo robotico? La stessa cosa per andare a prendere certe situazioni, per fare certe situazioni. Perché? Perché in Italia, come in alcuni paesi, finirebbe, visto che, come dice Mattarella, il terrorismo e la mafia passano attraverso le istituzioni, cioè sono le istituzioni quando funzionano, bene finto, e quindi poi tutto deve essere fatto a cazzo di cane. Perché non fanno queste cose? Perché le utilizzerebbero i robot anche per andare a prendere uno magari che ha posteggiato sulle strisce pedonali? Perché farebbero i vaccini utilizzando il robot? Perché li sparerebbero attraverso dei droni? Perché utilizzerebbero la tecnologia in maniera impropria, in maniera soverchiante, in maniera soffusa, cioè con l'inganno? Perché non esistono dei seri garanti, così come la colonoscopia si utilizzerebbe per delle cose, per tutto, andrebbe a cadere negli errori, nel vanverismo, nell'utilizzo sbagliato delle cose, sproporzionato, senza misura, non appropriato. E quindi ci sarebbe delle specie di patologie dove tutti sono patologicamente, devono per forza andare, passare attraverso, tipo il Monopoli, il gioco dell'oca, dall'avvocato, dalle tutte cose devono essere anche, dice, ma tu guarda, non so se grattarmi con questa mano qua o con questa mano qua, chiediamogliela all'avvocato, quindi me la gratto così o me la gratto così, devo fare, quindi dove c'è l'avvocato in mezzo a tutto, dove c'è il medico in mezzo a tutto, dove c'è la chimica in mezzo a tutto, dove c'è la medicina
in mezzo a tutto, dove tutto viene gestito da altre persone, sempre più distanti, sempre in maniera più automatica e anche quando non ce n'è bisogno. Quindi avreste dei robot in un posto dove non c'è un garante che vi inseguirebbero per strada, o nel bene o nel male. Purtroppo. E quindi utilizzano le persone che sono fatte di carne e ossa, che bene o male possono essere gestite sotto una forma, fra virgolette, di civiltà, quindi con dei regali, non con degli ordini, con dei bottoni, ma con dei ricatti, con una mentalità, con una cosa, nel bene e nel male. Questo sempre per collegarmi al discorso della fenomenologia, dove per discutere la realtà tutta bisogna dire le verità e le non verità. Comunque, caffè è finito, ora me ne scendo anche perché il sole comincia ad essere bello potente. Una buona giornata a tutti. C'è un caldo micidiale oggi, era da andare in campagna a sistemare queste cose, ma dicevano che pioveva, ma poi vediamo, prendiamo un altro giorno. Hello peoples, Superimpare vi saluto dal salotto non criminale. Superimpare, questo è tutto.